questa sorpresa le è piaciuta? Bella, bella, molto bella. Sì. E non se l'aspettava. No, non me l'aspettavo, no. Un bel regalo di Natale. Sì. Bel regalo, sì. E noi siamo contenti di averglielo fatto. Come improvvisare, di Aici. Sì. Bello. Sì. Un po' di cosa bella di sapere. Certo, certo, no? Sì, eh? Sì. Buongiorno signora. Buonasera. Lei è contenta? Molto. Abbiamo fatto un regalo di Natale. Molto contenta. Ma non vedo che lei è una molucchese che parla il sardo, è vero? Beh, un po'. Come hai tenuto in strada? Anda tutto bene. La poca parola in sardo. E allora quanti anni sei? Sei a 20 anni. 20 anni. Qui a Serena ci siamo 20 anni. Una vita di sacrifici o è iniziata subito bene? No, prima all'inizio no. All'inizio diciamo che c'erano 2 anni di crisi, diciamo, e poi mano a mano abbiamo sollevato il locale perché io vengo da M, non conoscevo nessuno, qui è. E mano a mano si è sollevato, no? Ma la pizza ce l'aveva in tasca, però la pizza. La pizza, sì, certo, è normale, no? Chiaro. E mano a mano si è imparato, no? Va molto la pizza. Sì, la pizza qui va molto, sì. E lei ha conquistato sua moglie con una pizza, scoperto. No, l'ho conquistata in discoteca. Non è vero. Ma che sta dicendo? Mo. E dove era? Quando la. Come l'ha conquistata? Me la racconti. Sono curioso di sapere, come un sardo a borsa da una molucchese. Ma l'ha scritta sardo sul nome, come ti fa niente prima? È stato gentile, dolce, sì? Molto dolce, molto, sì. Avete anche dei figli? Abbiamo tre figli. Sì. Sono tutti grandi. Tutti grandi. Più piccolo sono io a casa. E lavorano anche qua? No, non lavora nessuno qui. Hanno aiutato all'inizio e poi no, non piace qui lavorare, lavorano in un altro posto adesso. Certo. Senta, dopo 20 anni? Lei, 20 anni, l'alzo all'indietro non lo farebbe più. No, ma io qui ci sono 35 anni in Olanda. Io la vita l'ho fatta qui. Poi ho fatto 15 anni a M e poi sono sceso quando i bambini erano piccoli, fanno la scuola in Sardegna, erano nell'82, sono risceso fino all'84, però poi non è andato più bene, siamo ritornati qui nell'84, poi nell'85 ho cominciato qui. Qua fuori c'è più, se noi c'è calente, manco male, ma sono manco gusto. Se sei in Olanda, sì. A pubblico di Mari Castiano con un sorriso le prendi stato pure questo. Tu sei sorriso. Buongiorno. Marcello. Siamo di Benini. Villa Sol. Stiamo preparando una? Una pizza a frutti di mare. Frutti di mare. Frutti di mare. E adesso ci presenti il locale, andiamo in cucina, andiamo a parlare di cucina. Olandesus. Olandesus. Uno, ce n'è uno solamente. Buongiorno, questo è il regno. Questo è il regno. Perché lei non fa solo pizza? No, facciamo anche cucina qui, facciamo, cucina. Sì, sì, sì. Cucina tradizionale. Un po' di tutto, diciamo, no? Che non sia proprio una cucina per la sardo, diciamo. Poi possiamo fare anche il sardo, però un po' basato agli olandesi anche, no? Perché. Io non ho ancora capito che cosa gli piace mangiare. Perché ogni volta la pizza, mangiano la pizza, sì, gli spaghetti. Qua. Ma sì. In generale, funtura tutta su. Arrogatetto le patate in alto. Cioè, com'è mangiare? Minestra di cipolla, tomato soup. Poi c'è quella che mangia la carne, c'è quella che mangia. Va bene, ci mangiano tutto. Gli domandi l'insalata di volta tanto una cosa di tutta. Punti strentus. Sì, fa tabacco, no? Fa tabacco. Ma su Vaneri e Mando, com'è possibile questo? Sa birra, io sposto la birra. No, la birra, sì. Vedi, sedere così. Mamma mia. Speriamo così. Che le nostre generazioni non prendano il sedere dai bambini. No. Senti, i suoi figli si sono adattati a questa vita. Bene. I miei figli sono nati qui, sono nati tutti qui. Sì, sono più olandesi che sardi. Sì, diciamo così. Che sono più olandese, ma la mentalità è olandese, diciamo. La donna è maniera, che sono incazzato. No. Sì, è così. Quando uno è arrabbiato, allora sì, ma più si parla più olandese, diciamo, che. E l'italiano lo capiscono un po', anche il sardo, però non poco, diciamo. No. A parte che hanno fatto anche un po' di scuola anche in Sardegna, però no, si sono dimenticati, no? Ho capito.
Sono felicemente fidanzato e sposato. Tutti sposati, anche... non sposati, tutti c'è cioè, la ragazza, lasciano la ragazza, ne prendono un'altra. Sono ragazzi, sono ragazzi. Sono ragazzi, sì. Però anche noi, guardi queste bellezze di esportazione che abbiamo. Questa nostra, le piace signora? Guardi che è bella. Guarda, è una bella signora, proprio sarda. Guardi gli occhi che ha. Sì, e i capelli, l'ha visto i capelli com'è? Girati perché la gente non ha visto i capelli. Guarda. Cioè queste non sono extension, eh? No, sono veri. Sono veri. Sono veri. Verissimi. Zio Tonino. Oh. Zio Tonino. In cucina non sanno niente. E depiti sono ai spratus in cucina, vero? Pronti? Cosa ci cantate adesso? Ce la fai a cucinare ben tre cani? Da? Casalinga ti vogliamo! Poi facciamo un video di quelli meravigliosi! E allora, Sardegna da quanto tempo è che... Le piace la Sardegna? Molto, molto. Lei però viene da un posto mica tanto brutto. Sono nato qui in Olanda, poi non l'ho... Però le Moluche c'è stata. No, non sono mai stata. No, non è mai stata. In Sardegna? In Sardegna, sempre in Sardegna. Come le Moluche? Nessun mare su blu. Ma in Sardegna il mare è bello, è più bello. Molto più bello. Il mare, cose da mangiare, la gente, il bel sole. Qual è il piatto che le piace di più della Sardegna? Tutto. Crusoins, fatto da mamma. Crusoins, fatto da mamma. Questo è uno scoop vero. E allora... Salute a tutti. Saluti all'Olanda, come si dice? Gesundheit. Prost. Forza Baris. Un saluto all'Olanda, dai. Forza Baris. Un saluto all'Olanda. E un saluto all'Olanda. Non ritrovate questo applauso, devi stare in olandese. Io in olandese. Prost. Tanti auguri a tutti. Prost. 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 Zia Antoni, bufala con una mano con questa zonara. Giusto? Sì. E tu pensi di bere tranquilla? No? Tanto in finale è tutto a me? Certo. Va bene. La pizza si raffredda? La pizza si raffredda. Aio, le a ballare, gusto, ballo cadenzato, gatto, tu su popolato, lugheri murte di care, bene.